Buonasera da Piano di Sorrento per parlarvi del Vangelo di domenica 4 febbraio, Marco 1, 29-39. Gesù che in compagnia di Andrea e Simone, che lui aveva chiamato Cefa, Pietro, vanno a casa della suocera di Pietro e la trovano a letto con la febbre. Gesù le diede la mano, l'aiutò ad alzarsi e la febbre scomparve. Poi chiese ai suoi apostoli di andare tra la folla e anche lì trovano persone ammalate e indemoniati. Però vieta a questi indemoniati di fare il suo nome perché non era ancora arrivata la sua ora. Un po' come abbiamo visto nel Vangelo di domenica scorsa, quando l'indemoniato era uno. E abbiamo detto che gli indemoniati, pur portando male, pur compiendo il male, erano gli unici che riconobbero in Gesù il Figlio di Dio. In questo Vangelo si mette in evidenza Gesù guaritore, Gesù il Salvatore. Il non essere arrivato il momento, l'ora, quell'ora molto importante nel Vangelo e anche nelle celebrazioni, ricordiamo sempre quell'ora, in quel tempo, i 3 giorni sono tutti riferimenti al momento della morte, passione, passione, morte e risurrezione di Gesù. Nei Vangeli non troveremo mai alle ore 18:15 di venerdì dell'ora del tempo di Cesare, per dire, come attualmente precisiamo. Si fa sempre riferimento alla vita di Gesù, ai momenti più importanti della vita di Gesù. Sapete bene che non è una biografia il Vangelo, ma è un racconto di fatti realmente accaduti, ma soprattutto dal punto di vista della salvezza. Quindi è molto importante. Allora, questo Vangelo ci ricordi allora di rivolgerci al Signore come Salvatore dei corpi e delle anime. Questo sia il messaggio di questa domenica. Buona domenica.